League of Legends è uno dei primi prodotti nati e pensati per essere un esport. Il paradigma che ha insegnato al mondo come si costruisce un brand e un'intera società regalando un videogioco alle persone. Avete sentito bene? LOL è completamente gratis! Questa caratteristica gli ha permesso di diventare uno standard internazionale e ha permesso ai suoi creatori Riot di diventare un colosso producendo un solo videogioco da quando esistono. Come ha fatto a crescere così tanto? Semplice, promuovendo e organizzando proprio il gioco competitivo. LOL appartiene al genere dei MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, un misto tra strategici e giochi di ruolo. La modalità principale, quella competitiva, si gioca su una mappa chiamata Landa degli Evocatori. La mappa è divisa in tre corsie principali. Una partita si gioca 5 contro 5 e di solito le squadre sono così disposte. Uno in corsia superiore, uno nella corsia centrale e due nella corsia inferiore, dove di solito ci sono più risorse. Il quinto giocatore è un jolly, si chiama jungler appunto, e si muove tra le varie corsie per portare il suo aiuto. Lo scopo della partita è distruggere il nucleo della base avversaria chiamato Nexus. Per fare ciò si deve passare da una delle tre corsie distruggendo le torri e i minion neutrali. Pur mantenendo un tempo medio intorno ai 40 minuti, non c'è limite a quanto può durare una partita di League of Legends. Si gioca fino a quando una delle due squadre non perde il proprio nucleo e quindi non risulta sconfitta. Nel gioco si può scegliere tra circa 140 campioni, a cui Riot aggiunge continuamente dei volti nuovi. Ognuno ha un'abilità passiva e 4 abilità definite attive che bisogna cliccare per utilizzarle. Una di queste, la Ultimate, è la più importante e più potente. La vera strategia e la vera bravura di una squadra di League of Legends è riuscire a trovare, tra i diversi ruoli come fighter, tank, support, healer e così via, una sinergia e un misto perfetto per riuscire a interpretare al meglio la partita. Prima dell'azione vera e propria si tiene infatti una fase di draft, che è una roba bellissima, fuori di testa. La prima squadra sceglie un campione, poi ne sceglie due la squadra avversaria, poi ne sceglie due di nuovo la prima squadra e così via, fino al completamento del cosiddetto roster, cioè la squadra che affronterà la battaglia nella landa degli evocatori. A seconda delle scelte dei vari team bisogna pensare bene alle proprie, proponendo un campione che sia una contromossa a quello scelto dagli avversari in un determinato ruolo. Solo così si possono sfruttare eventuali debolezze ed errori. Ecco cosa dovete tenere d'occhio sullo schermo quando seguite una partita di League of Legends. Innanzitutto in alto c'è il punteggio, rappresentato dal numero di uccisioni e dalla quantità di oro accumulato dai due team. Attenzione però, non sempre un vantaggio nello stesso rappresenta una vittoria assicurata. Succede a volte che un team che è in svantaggio esca comunque trionfante. Ai lati troviamo i riquadri con i campioni scelti e tutti i parametri annessi. In basso invece troviamo il riepilogo degli oggetti comprati. Sulla mappa inoltre sono presenti dei mostri neutrali che conferiscono oro bonus, esperienza e dei buff davvero potenti. Tra questi, il più forte è quello conferito dal barone Nashor. Come detto in apertura, League of Legends è gratis, è l'esport più seguito al mondo ed è il gioco di PC più giocato in questo momento. Sono circa infatti 82 milioni i giocatori che lo giocano ogni mese. Siete davvero sicuri di non voler nemmeno provarlo?